Adesso mi farà la predica. Non sarò bocciata, spero. Come sarà andata la mia prova scritta? Avrò avuto almeno la sufficienza? Bestaat uit een aantal onderdelen. Eindexamen krijg je niet op één dag. Je krijgt dat verdeeld over een heel jaar. En dat bestaat dus uit vier SO's. Voor ieder SO. Eppure il soggetto era buono. Trattamento e cura dei fiori recisi. Het allerbelangrijkste voor het komende jaar is dat je erg veel aandacht besteedt aan de script. Vi ho dedicato tanto di quel tempo. Mi ricordo ancora come iniziò. Dovevo fare una prova scritta sui fiori recisi e non sapevo nulla al riguardo. Non sapevo neppure da dove incominciare ed il problema mi sembrava insolvibile. Allora ho pensato, telefonerò a qualche fioricultore. Ik wil graag een afspraak te maken met u om een keer langs te komen, dat ik u misschien wat kan laten zien. Goed, dan zie ik u zo meteen. Tot straks. Daar. Detto fatto. Ho preso appuntamento, mi sono armata di una macchina fotografica e di un taccuino e mi sono messa in marcia. Sono rimasta un po' delusa. Mi aspettavo di vedere fiori sgargianti dappertutto, ma non erano ancora sbocciati. Il fioricultore ha poi spiegato il perché. E come per le banane, se si colgono mature, arrivano al negozio già marce, e se si colgono troppo acerbe, restano verdi. Per i fiori è la stessa cosa. Il momento del taglio è importantissimo. Esistono regole speciali che differiscono da fiore a fiore. Anche il trattamento dopo taglio è determinante. I fiori sono esseri viventi ed hanno bisogno di alimenti come gli esseri umani.
acqua alla quale è stato aggiunto un prodotto speciale che ne prolunga la durata. Nel corso degli anni è stato fatto molto per migliorare l'imballaggio dei fiori, come per esempio queste gerbere, non solo per preservarle dai danni durante il trasporto, ma anche per l'aspetto stesso. Grazie a questi metodi di imballaggio, i fiori restano immobili nella scatola. Ecco pronto il pacco dato all'esportazione. Un altro fioricultore mi ha raccontato che i suoi garofani non crescono in terra, ma in uno strato di lana di roccia. È una nuova tecnica che facilita il dosaggio dell'acqua e delle materie nutritive, come pure la prevenzione delle malattie. Questa è lana di roccia. Guarda, qui crescono i garofani che vengono alimentati per mezzo di cannule e tubicini. Da qui esce l'acqua e nutrimento dosato dal computer. L'acqua viene dosata secondo dell'isolazione e dell'evaporazione. Qui si aggiunge un prodotto speciale per il pretrattamento. Prima di essere spediti alle aste, i garofani vengono messi in questa soluzione. Questa ne prolunga la durata ed impedisce la proliferazione di batteri. Prodotto trattante li protegge anche dal deperimento causato dalla possibile esposizione al gas etilene che viene sprigionato ad esempio dalla frutta in maturazione. Dei fiori sono il secondo capitolo. La sede dell'asta è un palazzo enorme. Io avevo un appuntamento con un ispettore che mi ha parlato del suo lavoro. Gli arrivi vengono ispezionati ed esaminati per verificare se vengono rispettate le regole fissate dell'asta. In Olanda esiste una regolamentazione qualificativa per i fiori apportati. Il controllo comprende il trattamento preventivo, gli insetti, le malattie, la foglia e la qualità. A seconda dell'aspetto esteriore e la qualità, i fiori vengono poi classificati. Tutte queste informazioni vengono segnalate nella bolla di consegna. Nella sala d'asta il banditore legge la bolla, per cui l'acquirente sa precisamente qual è la qualità dei fiori offerti.
Sente i dati attraverso una radiocuffia e può schiacciare il pulsante che arresta la lancetta sul quadrante delle offerte. Tutto il resto avviene automaticamente. Mi ha successivamente accompagnato da un esportatore. L'esportatore è la figura chiave nella distribuzione dei fiori che vanno al consumatore straniero. Il compito di far arrivare i fiori rapidamente, freschi ed indenni al grossista all'estero. Ma non è tutto sotto la sua responsabilità. Anche il grossista e il dettagliante straniero devono fare del loro meglio. I fiori devono essere rapidamente sballati, tagliati obliquamente, conservati al fresco il più breve tempo possibile, naturalmente, poi messi in secchi puliti con acqua e fertilizzante. Questi sono i punti ai quali si deve prestare attenzione, dal coltivatore al consumatore, anche all'estero. Vengono imballati in scatole forate lateralmente. La pessatura e la codificazione vanno nelle celle frigorifere, dove le scatole con i fiori vengono refrigerate. La temperatura ideale per la conservazione ed il trasporto è di circa 5 gradi. Anche gli autotreni sono refrigerati. Dall'asta floricola gli autotreni vanno in tutta l'Europa. L'Olanda è la più grande esportatrice di fiori del mondo. Ciò grazie all'eccellente qualità, alla lunga durata, prezzi concorrenziali, eccetera, eccetera. Almeno così dice l'esportatore. Entrò domandandomi perché da tanto tempo non mi ero fatta viva. Così gli ho detto che sono occupata con una prova scritta sulla qualità dei fiori recisi olandesi e che perciò avevo visitato un fioricultore, ero stata all'asta ed avevo parlato con un ispettore e con un esportatore. Gli ho fatto vedere anche le foto che avevo scattato. Gli ho detto che volevo sapere perché i fiori recisi olandesi sono di prima qualità. E lui mi ha consigliato di visitare una stazione sperimentale. Ottima idea, ho pensato. Gli ho domandato di prestarmi la sua auto e lui, sia pure un po' controvoglia, mi ha dato le chiavi. Ho preso i miei utensili, sono salita in auto e via alla stazione sperimentale.
Là ho scoperto il segreto. La qualità dei fiori recisi olandesi è diventata la migliore grazie alla ricerca scientifica. Non solo per il miglioramento delle razze, della resistenza e per uniformare la qualità, ma anche per la conservazione dei fiori. I fiori recisi necessitano di nutrimento e di acqua. Acqua pulita, per intenderci. Perché l'acqua sia pulita è necessario che vasi e secchi siano anch'essi puliti. Oltre all'acqua pulita ci vogliono fertilizzanti, i quali non contengono solo materie nutritive, ma anche battericidi, poiché i batteri otturano i pori alimentatori della pianta che non può nutrirsi. C'è di più, il gas etilene. La frutta, ad esempio, produce molto gas etilene. Questo è dannoso per i fiori, per cui bisogna tenerli sempre separati. Le qualità ipersensibili, dopo il taglio, vengono appositamente trattate, ma non bisogna dimenticare la regola: tenere separati sempre i fiori dalla frutta. La temperatura è importantissima. Se è troppo alta, il fiore evapora più di quanto assorbe ed avvizzisce. Anche la corrente d'aria è dannosa, come pure l'eccesso di foglie sul gambo. In generale, la temperatura ideale è di circa 8 gradi Celsius. I gambi devono essere tagliati obliquamente per favorire l'assimilazione del nutrimento. Lo schiacciamento del gambo, come si usava una volta, non è adatto perché danneggia le cellule. Anche altri rimedi, come l'aspirina o la moneta di rame nell'acqua, sono favole. La proliferazione batterica nell'acqua danneggia i fiori, per cui non devono cadere foglie nell'acqua che poi marcirebbero. L'unica cosa buona è acqua e secchi puliti ed un coltello ben affilato oltre al fertilizzante. La mia conoscenza è aumentata. Adesso vedo che fiori ed esseri umani dipendono gli uni dagli altri. Non ci avevo mai pensato, ma mi sembra adesso che tutti comprino fiori e che se ne vendano ovunque. Drie bosjes van 50 keer. Drie bosjes van 50. Alle kleuren, 50, alle kleuren. Per vedere se quello che avevo visto alla stazione sperimentale viene anche messo in pratica, sono andata in un negozio. Quello è il posto dove si protegge la famosa qualità alla quale tutti hanno lavorato. Il resto spetta al cliente. Il negoziante è stato gentile ed il negozio bellissimo. Gli ho domandato cosa faceva per preservare la qualità e mi sono sentita dire le stesse cose che avevo già sentito alla stazione sperimentale. Ogni giorno i secchi vengono puliti e riempiti d'acqua fresca e di fertilizzante. I fiori vengono sballati immediatamente dopo l'arrivo. Ecco come arrivano i fiori dal mercato. Bisogna sballarli immediatamente e metterli in acqua. Là è il loro posto. Quindi prima tolgo le foglie eccessive, perché non ce ne devono essere in acqua. Poi taglio obliquamente il gambo ed elimino i boccioli danneggiati. Il taglio sott'acqua è il migliore, anche se ci si mette più tempo. All'acquisto faccio anche attenzione che i fiori siano abbastanza aperti e non troppo acerbi. Egli dà i seguenti consigli ai clienti: tagliare fiori con coltelli affilati,
non esporli al sole, non tenerli in vicinanza di frutta, innaffiarli regolarmente. Inoltre, ad ogni cliente offre un sacchettino di fertilizzante per i fiori e, molto utile, un opuscolo con i consigli per i fiori recisi. Prima di uscire mi ha regalato un bel mazzo di fiori, con il sacchettino naturalmente. Fiori, foto, carte, nastri magnetici, opuscoli. Farà buona impressione al professore? Dopotutto è questo quello che conta. E la direttrice intanto continua. Ehi, Jeanette! Jeanette van Wingerden! Sei passata con 10 lode. Lo devi alla tua magnifica prova scritta sulla protezione della qualità dei fiori. Bel lavoro! Complimenti! Frank Schenk, ook een heel